Buongiorno a tutti. Mentre faccio questa piccola passeggiata vorrei parlare di quello che domani sarà il seminario di astrologia ermetica. Allora, l'astrologia secondo Hermes non è l'astrologia conosciuta oggi. Vorrei appunto essere molto preciso in questo. Non si tratta quindi dell'astrologia conosciuta da tutti, ma dell'astrologia antica, prima che avvenisse tutto quello che poi è successo, ossia il reset mondiale, planetario, tempo fa, di cui magari anche ne parleremo, visto che ormai sta avvenendo abbastanza a galla tutto questo e visto il periodo in cui siamo, sarebbe interessante andarne a tracciare cosa ne dice l'ammonia. Beh, diciamo che qualche cosa ho detto tempo fa, ma andiamo più a fondo poi. E questo lo prendo come gancio per dire che il seminario di astrologia secondo la scienza ermetica, o ermete o ermetismo, è la vera astrologia. Così come c'è stato una specie, diciamo così, come abbiamo detto poco fa, di cancellazione di vecchia conoscenza che riguarda varie tipologie scientifiche, varie tipologie storiche, cose varie, così c'è stata la cancellazione anche della conoscenza dell'astrologia ermetica, che era su base stellare e costellativa, se vogliamo, e altro. Quindi, come vedete, tutto è stato poi ridotto ad un'astrologia che sia solo planetaria, e che quindi riduca la conoscenza umana solamente a quello che attualmente conosciamo. Il resto ci sembra quasi intoccabile, sono distanze siderali di cui neanche possiamo parlare. Ma la conoscenza dell'astrologia ermetica ci dice un'altra cosa, cioè l'astrologia antica, l'astrologia classica, l'astrologia medievale, che poi fu cancellata appunto per lasciare solo le briciole dei grandi astrologi, tra virgolette, di oggi. Cioè, quella tipologia parlava non solo di stelle come corpi celesti, ma bensì come intelligenze, come sapienze. E quindi, parlando di intelligenze, andava ad indicare tutta una serie di collegamenti anche interiori. La cosiddetta Kabbalah, ossia tecnica conosciuta come Kabbalah, poi trasmessa dal popolo, etnie ebraiche, come ho avuto modo di dire prima, era il raccogliere la vecchia conoscenza, il decodificarla in altro linguaggio, in altro modo, per preservarla. È naturale che poi la conoscenza data dalla nuova linea temporale dominante, la propria storia dominante, avrebbe fatto apparire questo come solo qualcosa di tempi passati, stupidi, in cui l'essere umano, insomma, l'avete studiato a scuola, no? Tutto è reale, solo ciò che si vede si tocca. Ciò che non si vede non si tocca non è reale. Beh, è da discutere, chi fa anche le programmazioni, e tra non molto che ci saranno anche in vendita sul sito i seminari e i corsi che ho fatto, anche i ritiri, per chi vorrà acquistare il ritiro di deprogrammazione numero 1 e numero 2, si renderà conto che ciò che tocca veramente non è poi così reale come ti viene detto. Vabbè, quindi questa astrologia ermetica porta alla conoscenza profonda dei cicli. Ma che ne facciamo noi dei cicli? È una cosa mondiale? Sì, per chi è interessato al movimento di astrologia mondiale, ma a noi ci interessa in astrologia elettiva, che è quella branca di astrologia antica che ci dice quando è meglio fare certe cose e quando è meglio non farle. Al limite a noi però l'astrologia mondiale ermetica ci può indicare delle cose importanti, che
qual è il posto migliore in cui io posso stare se devo fare questo e questo, oppure per sfuggire a questo e questo, oppure per creare questo e questo? Sì, sì, sono io, è un cane. Fa bene la guardia, vedete? Quindi, mi raccomando, domani o dopodomani, giorno 1, sarà fatto questo seminario. È una cosa molto importante, perché parlerò dell'astrologia antica ermetica, ma anche ammonia, andando ad indicare con dei fondamenti i prolegomeni di quella che è appunto la scienza, la conoscenza reale, da cui poi tutto decadde. Avete la possibilità di vedere i vostri cicli, i vostri schemi, la capacità di capire la varia capacità talismanica stellare da estrarre dal vostro natus, che non è quella classica conosciuta, ma c'è altro. E quindi è possibile non solo avere una passività, cioè conoscere, ma anche un'attività, ossia capire cosa sta avvenendo per essere chiaro, se la gente capisse, avesse capito, aveva questa conoscenza, non sarebbe successo tutto quello che è successo adesso. La gente è sottoposta a tutto questo per il semplice motivo che è ignorante, è lasciata nell'ignoranza, in maniera proprio di ignoranza, di non conoscenza, non è un... voglio essere maleducato. È la scienza di oggi che dice che il luminosa porta all'ignoranza. La verità sta da un'altra parte, non è difficile. L'ho detto, più avanti, tra poco, ci saranno sul sito le varie cose fatte negli anni, quindi liberamente acquistabili da voi, come volete. Ci saranno sempre i corsi annuali, perché è importante, per chi vuole approfondire, però ci saranno anche queste possibilità per chi non vuol farlo, di prendere a pezzi, oppure per chi, per riprenderli, e il tempo, e quindi andare ad affrontare profondamente questa cosa. Questo seminario è una base potente, lo capirete, per agire sul vostro destino, sul destino familiare, sul destino anche della nazione, perché osservandolo uno fa quello che deve fare. Capiremo che ci sono intelligenze, geni, conoscenze e che sono intelligenti. Smetteremo di pensare a un pianeta, una costellazione o altro come a qualcosa di meccanico, e quindi vedremo la sua parte intelligente. Bene, siete interessati? info@accademiamirea.com oppure scuolalunare@accademiamirea.com. No, scuolalunare@gmail.com. Oppure andate sul sito www.accademiamirea.com. Un abbraccio a tutti, vi aspetto, perché sono cose sacre e che non si dicono più.